Buongiorno a tutti. Allora, oggi io e la mia collaboratrice, mia figlia Raffaella, abbiamo scelto di fare questo video per farvi vedere il procedimento che utilizzerò per preparare il piatto che ho scelto di fare oggi. Facciamo questo video un po' per divertirci fondamentalmente, no? Quindi chef Ernesto si darà da fare nel cucinare questo piatto, perché tutti quanti dicono che sono una buona forchetta, però non tutti sanno che sono me la cavicchio anche ai fornelli. Vi faccio vedere gli ingredienti. Avvicinati, Raffaella. Allora, faremo un bel piatto di paccheri con uno dei pesci più brutti che ci sta nel banco dei pesci, che è la rana pescatrice. Però è una carne bellissima, vedete, bella bianca, bella polposa, con dei gamberetti che abbiamo preparato prima. Mi raccomando, quando vi portano, prendete i gamberetti, dovete sempre pulirli, quindi tagliare sopra e togliere l'intestino. Pomodori bianchi e rossi, cioè gialli e rossi, un po' di prezzemolo, l'aglio, olio extravergine di oliva fornito dal mio amico Mallio, e un po' di vino per sfumare il pesce. L'acqua sta bollendo e adesso inizieremo la preparazione. Iniziamo i preparativi. Si parte ovviamente dall'accensione del gas e, una volta acceso il gas, mettiamo l'olio. Mettiamo un po' di più perché comunque è una padella bella grande. Dopo l'olio mettiamo ovviamente il nostro aglio e aspettiamo che l'olio inizia a salire un po' di temperatura. Adesso è il momento di aggiungere la rana pescatrice. Abbiamo messo anche la testa, tutto proprio pulita. Ok. Perfetto. Partiamo di qua. Mettiamo un pochino il piatto, così possiamo utilizzarlo successivamente. Mi raccomando, la cucina sempre pulita deve stare quando si cucina. Andiamo un pochino. Allora, abbiamo aggiunto anche un po' di vino bianco, infatti sta sfumando per bene. Ed è il pesce, noi lo faremo cuocere sicuramente, però non tantissimo. Dopo lo toglieremo la carne da vicino alle ossa e aggiungeremo i pomodorini successivamente per far fare un pochino di sugo. E poi aggiungeremo nu nuovamente la pescatrice, i gamberetti, eccetera. Nel frattempo bolle l'acqua, infatti aggiungiamo un pochino di sale, quindi togliamo questo, così, zucchero, va messo, ecco qua, sale. A onor del vero ci voleva il sale grosso, però non lo troviamo oggi, non lo teniamo, e mettiamo un po' di sale fine, non tantissimo. Un po' di sale lo aggiungeremo anche dopo sul sugo. Allora, è il momento di scendere la rana pescatrice. Prendiamo tutti i pezzi, perché successivamente poi la dovremo spolparla praticamente. Nel frattempo cuoce il sugo, ecco qua. La capoccia, difficile da prendere. Altro pezzo. È una carne bianca bellissima, polposa, della fine del mondo. Così, infatti, aggiungiamo i pomodorini qua e vediamo un po'. Nel frattempo cucinerà il sugo. Ah, dobbiamo fare un'altra cosa importante, dobbiamo togliere l'aglio. Allora, questo è uno. L'altro dove è andato a finire? O era solo uno? Sì, era solo uno, l'abbiamo tolto. Nel frattempo che cuoce il sugo, che cuociono i pomodorini, caliamo la pasta. 13 minuti di cottura. La scenderemo un paio di minuti prima per dare la possibilità al pacchero poi di cuocere all'interno del sugo. Facciamo
acqua. Ecco qua, perfetto. Vediamo, vediamo se attacca. 13 minuti. Preso il tempo. Nel frattempo tiriamo un po' il sugo e aggiungiamo anche un po' di sale al sugo. Il sale. Non troppo perché il sale si fa male. Poi assaggeremo, assaggeremo più avanti. Allora, il sughetto sta procedendo abbastanza bene, si è un po' asciugato, aggiungo un po' di acqua di cottura che con l'amido della pasta dà un po' di corpo anche al sugo, va bene anche al sugo. Giriamo i paccheri, mancano 7-8 minuti per i paccheri e ovviamente giriamo anche un pochino il sugo, che dopo dobbiamo aggiungerci il pesce. Allora, è il momento di aggiungere la rana pescatrice al sugo. Così continua a cuocere un altro po' e si amalga per bene con i pomodorini. Vediamo un po'. Lasciati pezzettini un pochino più grandi per non farli troppo sciogliere tantissimo, però bei pezzettoni di carne a guarnizione. Intanto la pasta è quasi pronta, manca giusto un paio di minuti. È il momento di aggiungere i gamberetti e ovviamente i gamberetti poi si scioglieranno anche loro in tutto il resto. Alcuni sono un pochino più grandi, altri sono un po' più piccoli, perché per guarnire il piatto un gamberetto un po' più grande ci vuole. A me i crudi non tanto piacciono ed è il momento di togliere la pasta dal fuoco. Aggiungeremo un po' alla volta, così aggiungiamo un altro po' di acqua di cottura sulla pasta, che poi si asciugherà piano piano, perché la pasta ovviamente deve cuocere ancora un po'. Aggiungiamo un po' di prezzemolo sopra, se ci vuole. Perfetto. Aggiungiamo giusto un po' di pepe nero, che non guasta mai. Un po' di piccantezza, giriamo ancora un po', bella colorata, vedete? Si vede il pomodorino giallo, quello rosso, i gamberi stanno mantenendo benissimo la cottura, si vede il pezzo di rana pescatrice, vedete? È un bel piatto colorato. Lasciamolo asciugare un altro po', deve cuocere ancora ovviamente un minutino la pasta e poi impiattiamo. La nostra pasta è cotta e adesso è il momento di preparare il piatto. Allora, acchiappiamo un bel po' di pasta. Così. Vedete, pomodorino. Vediamo un altro pochino di pasta perché ci vuole. Vedete, rana pescatrice, il gamberetto che è mantenuto benissimo, eccolo qua. Io faccio non i piatti gourmet, io faccio i piatti come me lo farei per me, quindi un bel piatto bello sistemato, eccolo qua, che ne dite? E poi, Raffi, inquadra me, e mettimi un pochino più da lontano così facciamo vedere un po' tutto. Buon appetito a tutti! Salute, anche il vino è buono!